Una scia di luce parte da Piazza Venezia, accende Via del Corso e arriva a Piazza del Popolo. Il maestoso albero di Natale, alto 21 metri, si illumina d'oro in una magia resa ancora più emozionante dal coro dei bambini. Ad assistere allo spettacolo oltre 30.000 persone, nonostante il freddo, assiepate lungo tutto il perimetro. Il sindaco Roberto Gualtieri fa partire l'accensione delle luminarie. La parola pace brilla ovunque, a sottolineare che Roma si schiera contro tutte le guerre. Queste feste che si annunciano con una Roma piena di persone, di turisti, di cittadini che vogliono godersi la bellezza della nostra città e trascorrere del tempo insieme. Quest'albero, queste luci con la parola pace ci vogliono dare un segno di vicinanza tra tutti noi, di comunità e di pace guardando al mondo e a tante persone che soffrono per queste terribili guerre. Un messaggio di luce e di speranza, anche con l'impegno a rendere Roma più luminosa. Il sindaco ha parlato anche del piano trasporti per Natale, bus e metro gratuiti domenica 17 e domenica 24, corse potenziate e metro A riaperta anche la notte. Abbiamo stabilito due navette gratuite tutti i giorni, dalla mattina alla sera, che da stazione Termini a Piazza dei Partigiani, dove ci sono dei parcheggi di scambio, possono trasportare i cittadini in centro e quindi e abbiamo aumentato, ma come l'anno scorso, gli orari della ZTL fino alle 20, proprio per incoraggiare le persone a spostarsi col trasporto pubblico, non con l'auto privata. Poi c'è un'altra navetta che girerà gratuitamente internamente al centro e poi ci sono 3 giorni di trasporto pubblico completamente gratuito e poi ci sono tutte le linee, molte linee potenziate. Le è piaciuto l'albero? Sì, è molto bello, bellissimo. Siamo da Parigi, non c'è lo stesso. Avete aspettato tanto dal freddo? Beh, non si è sentito il freddo, c'è il calore del Natale. Ti è piaciuto questo albero? Sì, tantissimo, tantissimo. Abbiamo messo 40 minuti a piedi, ma ne è valsa la pena, fortunatamente, sì.